Allora, se vedete subito, abbiamo voluto mettere questa slide che è di sintesi di tutto il bilancio, diciamo, e quindi abbiamo tutti i segni positivi, tranne uno, poi vi spiego perché. Dunque, la raccolta è cresciuta del 6%, la raccolta sono i depositi, gli impieghi soprattutto sono cresciuti del 19,5%, capitale e riserve più 7%, numero dei soci più 4%. Nuovi fidi deliberati più 18% circa, sportelli, due sportelli in più, numero di conti correnti più 20%, numero clienti, rapporti attivi e passivi siamo a più 6%, utile al lordo delle imposte è un po' calato del 3%, ma è anche un segno questo. Importante, ma quello che sono cresciute tantissimo sono le imposte. L'anno scorso su un utile lordo di quasi 2 milioni e mezzo pagammo 350 mila circa di tasse, quest'anno siamo a 550 mila, dobbiamo vedere meglio questo dato, speriamo che si possa ridurre, però lo Stato ha già guadagnato di più quest'anno con noi, per cui l'utile netto scende a 1 milione e 8, che è una cifra di tutto rispetto. La cosa importante è che abbiamo già messo le previsioni per il 2019, se vedete, pensiamo di arrivare a 280 milioni di raccolte, quindi una crescita moderata, però con gli impieghi vogliamo arrivare a 260, quindi vogliamo spingere di più. Quest'anno siamo cresciuti di 35 milioni, 2018. Nel 2019 prevediamo una crescita maggiore perché, i due sportelli che abbiamo aperto a fine 2017 sono andati a regime, quindi producono di più e soprattutto perché pensiamo di aprire due sportelli nuovi nel corso dell'anno, poi diremo dopo. Poi il capitale riserva arriverà a 35 milioni con l'utile di quest'anno, i soci arriveranno almeno a 1.700, poi diremo dopo perché. I numeri di conti correnti possiamo arrivare tranquillamente a 18 mila e così di seguito. Prevediamo un utile lordo l'anno prossimo di almeno 3 milioni perché ci sono due sportelli in più, quindi c'è una crescita sostenuta degli impieghi. Passiamo alla 2. Qua sono due indici importanti che testimoniano la solidità, diciamo, l'armonia anche tra i conti della banca, il ROE che stiamo al 6,18 che un dato molto significativo, positivo, e poi anche il Tier 1 che è quello che vedete sempre più frequente sui giornali, dove noi siamo al 16,40 contro una media del 12,80. Dovrebbe essere minimo 8%, quindi siamo al doppio e siamo in una condizione buona. Poi abbiamo messo una serie di dettagli, se vedete, andamento degli impieghi negli ultimi 5 anni. 2018 su 2017 siamo cresciuti di 35 milioni, quest'anno vogliamo arrivare a 2,60 perché ve l'ho spiegato che ci saranno due sportelli in più e quindi è ragionevole immaginare una crescita così. Raccolta, contiamo di non avere una crescita consistente perché abbiamo fin quando non aumentano gli impieghi, non è il caso di aumentare la raccolta. Quindi l'importante in questo momento è tenere invariati i tassi sulla raccolta e sicuramente non ci sarà una crescita eccessiva, chiaramente. Quindi contiamo di mantenere basso il costo della raccolta e di concentrarci di più sugli impieghi. Quindi una crescita giusto di una decina di milioni, che è normale che si abbia sempre, come è sempre stato, se vedete, negli anni. Capitale e riserve siamo a 33, adesso passeremo a 35 con i 2 milioni accantonando l'utile di quest'anno, i 2 milioni circa di quest'anno, e quindi arriveremo a 35 milioni, che è già una cifra importante. Il capitale poi va anche misurato in rapporto al totale degli impieghi. Noi siamo adesso sui 216 milioni e quindi siamo a 35, insomma, è un'ottima percentuale il rapporto tra capitale e impieghi. Concentrazione del credito, questa qua è una cosa che a noi sta molto a cuore, cioè
Se vedete, noi, la nostra banca ha un credito molto frazionato, tant'è che noi abbiamo adesso un credito, un importo medio dei nostri affidamenti di 24.000 euro. Qua, se vedete, le prime 10 posizioni rappresentano il 4,44% degli impieghi, l'anno scorso era 4,66%, quindi le prime 10 posizioni incidono di meno. Allo stesso modo, le prime 30, l'anno scorso eravamo all'11,16%, siamo scesi al 10,74%, le prime 50 posizioni eravamo a 16,35%, siamo a 15,3%, quindi sono diminuite le posizioni, diciamo, più grosse. Le teniamo sotto controllo, anche se sono posizioni super garantite. Poi, qua come è distribuito il credito, quindi vedete, conti correnti 31 milioni, erano 28, quindi siamo cresciuti, i mutui, insomma c'è una crescita dappertutto e più o meno è uguale su ogni posizione. Forse in proporzione, siamo in percentuale, siamo cresciuti un po' di più sull'anticipo delle fatture, perché è un comparto del credito che a noi sta molto a cuore, perché è un credito a breve e nello stesso tempo c'è molto turnover, diciamo. Se vedete, le frecce sono tutte verdi e sono tutte verso l'alto, quindi vuol dire che in ogni comparto, quindi conti correnti, mutui, anticipi, SBF, fatture e sconto effetti, sono in crescita. Questa è la competenza territoriale, cioè i comuni su cui la banca può operare, sono 48. Adesso in maiuscolo vedete i comuni dove abbiamo una filiale, c'è tutta la cartina geografica dei comuni dove c'è più verde, sono dove c'è la filiale. Quelli meno verdi sono i comuni che confinano con gli sportelli e quindi dove c'è la competenza territoriale. Quelle due blu sarebbe Acquara e Capaccio, dove c'è la sede legale e la sede amministrativa, questa qua dove siamo. Quelli rossi, diciamo, sono i due sportelli che abbiamo messo in preventivo di aprire quest'anno, quindi Pellezzano a nord e Agropoli a sud. Quelli rosa? Rosa sono i comuni nuovi che acquisiremo dopo che abbiamo aperto. Per esempio, se apri ad Agropoli, vedete, quelli rosi sarebbero Castellabate, Prignano, non so, quei paesi intorno che ce li porterà in dote, diciamo, l'apertura del nuovo sportello, perché sono i comuni che confinano con Agropoli e quindi entrano quelli limitrofi, perché noi abbiamo questa limitazione. C'è un vuoto lì, deve essere bianco. Quel vuoto bianco è quello, è il comune di Altavilla, che per una schizofrenia geografica purtroppo non confina con nessuno di quegli altri comuni, perché ce n'è sempre uno in mezzo, e quindi ancora oggi non abbiamo competenza territoriale su Altavilla, anche se operiamo su Altavilla, perché voi dovete sapere che noi abbiamo l'obbligo per legge, per statuto, che il 95% dei prestiti che facciamo devono essere a favore di soggetti che risiedono in quei 48 comuni, però un 5% si può fare fuori, e noi questo 5% fino ad oggi in larga parte l'abbiamo speso tutto su Altavilla, anche se adesso è uscita una nuova norma che se facciamo 200 nuovi soci su un comune come Altavilla diventa di competenza, e li stiamo facendo proprio in questi giorni, per cui il Consiglio ha deliberato di farli e in un mese ce le facciamo, perché abbiamo tanti di quei clienti su Altavilla, per cui li faremo in un mese 200 soci, anche perché abbiamo messo una quota molto politica, diciamo, di adesione di 300 euro, quindi li faremo subito, e quindi avremo la competenza anche su Altavilla entro giugno sicuramente, e quindi abbiamo sanato quel buco bianco, non nero, insomma. Generalmente si mette un buco nero, noi abbiamo fatto un buco bianco. Questo è Pellezzano, per Pellezzano abbiamo messo la planimetria dei locali, là apriremo, è prevista per metà aprile, e abbiamo preso in fitto quel locale, era del Monte dei Paschi di Siena. Monte Paschi ha chiuso perché teneva un altro sportello a fratte, li ha accorpati,
e quindi noi abbiamo fittato lo stesso locale ad un prezzo inferiore, tra l'altro, e insomma ci è sembrato giusto prendere lo stesso locale perché era già adatto per un'attività bancaria. Vabbè. Dottore, quando avete una filiale, tenete conto di che cosa? La densità della popolazione, Ma nel caso del turno di Bellezzano, perché sono 13.000 abitanti se non sbaglio, c'era un'unica banca, quindi non c'è più, quindi diciamo che il servizio bancario è venuto meno, e quindi, e poi perché da Bellezzano ci è arrivata una lettera già da 2-3 mesi con 300 firme che ci chiedevano di andare ad aprire questo sportello. Tra l'altro per noi è stato anche un motivo di orgoglio perché hanno pensato proprio a noi, insomma, vuol dire che siamo preceduti da una buona nomea. Agropoli, quindi città di mare, vedete, qua abbiamo messo previsto per settembre 2019, se tutto va bene, insomma siamo okay. Agropoli perché confina con Capaccio, quindi non c'è bisogno di fare soci, cioè, quindi è automatico, si può fare. Nel caso di Agropoli si va a sostituire qualche istituto già presente, sì, come Bellezzano? Noi tenevamo due sportelli, uno a Campagna, il secondo sportello di Campagna, che abbiamo chiuso e l'abbiamo trasferito, diciamo, a Bellezzano. Invece per aprire Agropoli chiudiamo quello di Castelcivita, anche perché a Castelcivita il paese è piccolo e c'è già un'altra banca di credito cooperativo, quindi ne approfittiamo anche per lasciare campo a loro, insomma. Ed è giusto così, anche perché due banche là sarebbe stato eccessivo, è un paese piccolo, quindi volentieri lasciamo spazio all'altra BCC e noi lo trasferiamo ad Agropoli. E se va a fare anche un po' di concorrenza un'altra BCC ad Agropoli? Ma no, ad Agropoli ci sono 7 banche, perché dobbiamo fare la concorrenza alla BCC? Facciamo concorrenza alle altre 7, alle altre 6. Anzi, è più bello competere con le banche più grosse. Così come è accaduto a Capaccio. Come abbiamo fatto a Capaccio, poi a Capaccio quando siamo arrivati noi c'erano Montepaschi, Banco Napoli, Banca Sella, c'erano altre 4 banche, che Ubi Banca. Insomma, in 3 anni hanno chiuso, è rimasto solo la BCC di Acquara e quella di Capaccio. Magari ad Agropoli capiterà la stessa cosa, resteranno le due BCC e chiuderà B per Banco Napoli, sarebbe una bella cosa. Direttore, ma la BCC perché cresce? Perché ha questo... questa apertura di forbice molto alta. Dobbiamo dire perché cresceva, perché poi da oggi in poi dobbiamo capire come si mette con questa riforma, con questa capogruppo. Noi ogni giorno, insomma, siamo preoccupati perché ogni giorno dalla capogruppo ci arrivano solo nuovi regolamenti da adottare. Però non si parla mai di clienti, non si parla mai di strategie commerciali. Speriamo che poi col tempo passiamo alle strategie commerciali. Fino a oggi diciamo che sono cresciute grazie a questo modello di sviluppo molto locale, con consigli di amministrazione locale, con i soci soprattutto, eccetera. È chiaro che, per esempio, adesso la capogruppo ci ha detto che il consiglio di amministrazione da 9 deve scendere a 5 unità, che non mi sembra che sia in continuità questa scelta con la cultura nostra, che era una cultura che includeva, non escludeva. Cioè, io avrei preferito che avessero detto passate da 9 a 15, nel senso di avere più gente sul territorio, più relazioni, più cose. Insomma, scendere a 5 sembra più un comitato diciamo da festa patronale che non di una banca, insomma, no? Allora, secondo me, anche rispetto a problemi, diciamo, se dovesse arrivare dall'esterno qualche richiesta un po' particolare, ci si difende di più in 15 che non in 5, no? Quindi soprattutto queste cose secondo me è sbagliato. Poi noi non l'abbiamo adottato questo regolamento, speriamo che possiamo uscirne, perché per noi va bene 9, almeno 9 consiglieri, perché, anche perché il consiglio ha solo compiti strategici, quindi le strategie vanno fatte conoscendo il territorio, quindi più gente tiene sul territorio, più gente fa da antenna, diciamo, sul territorio, più puoi imbroccare le strategie giuste,
Per cui se tu escludi anziché includere, mi pare che sia. Poi, insomma, questa è la riforma. Speriamo che in cambio di tutte queste cose che oggi ci appaiono un po' afflittive, poi ci arriveranno cose che ci faranno cambiare idea, speriamo. Ha una camera, tra virgolette, di compensazione, chiamiamolo così, tra le banche aderenti al gruppo bancario e la dirigenza nazionale, cioè questi regolamenti sono prima c'è un posto dove si può discutere prima, e in questa discussione, cioè, ovviamente le banche contano, no? Cioè, so che c'è il consiglio dei direttori, c'è il consiglio di amministrazione, voglio dire, perché, cioè, siamo solo noi, che c'è, cioè, solo la banca di Acquara, di Roscigno, eccetera, che si lamenta di questa, che è preoccupato, che è preoccupata, o tutte sono preoccupate, c'è qualcuno che dice no, si fa così e basta, mi sembra una cosa. Io li sento per telefono più o meno, cioè, c'è un rapporto, con una buona frequenza, devo dire che sono tutti preoccupati, però c'è chi si preoccupa in silenzio e c'è chi si preoccupa apertamente, e questo è un po' lo stile dell'Italia, non solo nostro, insomma, no? Quindi, però siamo preoccupati perché per tutti questi motivi che abbiamo detto. Adesso poi per il resto la camera di compensazione che dici tu lo prevede la legge, se vedi nella legge c'è, hanno dato la possibilità di fare le assemblee territoriali, però la legge dice che i pareri dell'assemblea territoriale per aree, diciamo, non sono vincolanti per la capogruppo. Insomma, sarebbe stato più logico se avessero messo che sono vincolanti per la capogruppo, perché solo così si può bilanciare, altrimenti non è, è dispari la lotta, insomma, è impari la lotta, no? Direttore, banca in salute con i dati, banca in salute con alcuni prodotti tipo il melograno, quanti diamanti taroccati avete posizionati o bond tossici? Noi con i diamanti abbiamo applicato abbiamo fatto nostra quella canzone di André, se non sbaglio, no? Dai diamanti non nasce niente, cose che manco quella ci appartiene, però diciamo che però diciamo che no, non abbiamo, purtroppo è una cosa che riguarda due o tre banche, però questo, poi bisogna dire che in Italia c'è sempre questa cattiva abitudine di fare tutte le erbe un fascio, insomma, si parla di banche e non di quelle quattro banche, come si parlava di banche quando c'era Banca Etruria e non di quelle quattro, come, che ne so, si parla di sanità malata quando un medico sbaglia un intervento, insomma, purtroppo è così l'Italia. Direttore, lei sottolinea sempre un concetto che le è molto caro, il valore del Sud. Ecco, nell'ottica dell'autoriforma, che peso specifico hanno le banche del Sud, in particolare quelle della provincia di Salerno? In provincia di Salerno sono rimaste 11 o 12, non mi ricordo, tre stiamo col Trentino e le altre 7 o 8, non so, stanno con l'ICCREA. Insomma, siamo messi bene, diciamo che al sud le banche nostre hanno una missione più grande, più nobile, che essendo tutte piccole siamo più aderenti ai bisogni dei piccoli clienti, però purtroppo già vediamo anche in questo che le capogruppo, una delle prime cose che hanno messo in campo il concetto delle fusioni, vogliono spingere sulle fusioni, sulle fusioni significa che quelle piccole scompariranno e ci saranno banche sempre più grosse. Più sono grosse, secondo me, più si allontanano dalla realtà e più veniamo meno come funzione tipica nostra che abbiamo sviluppato in questi 130 anni di vita del credito cooperativo. C'è questa corsa oggi al gigantismo perché si vogliono ridurre i costi, non lo so perché. Secondo me è perché la capogruppo non riesce a governare, a dare direttive a 84 banche, i CREA addirittura sono 160, e quindi vorrebbero accorparle perché poi sarà più facile governarne un numero inferiore, insomma, secondo me questo è, però noi dobbiamo fare fronte rispetto a questa cosa, e lo stiamo già facendo, tant'è che c'è stata una levata di scudi da parte delle banche piccole, sia di CREA che di Cassa Centrale, per cui
si sono dovuti fermare un po' su questo tema. Speriamo, sai, l'Italia è fatta così, di corsi e ricorsi storici. Adesso va di moda questa cosa del gigantismo, poi può darsi che torneremo al piccolo e bello. Senta, direttore, le capogruppo stanno dividendo le banche accorpate per fasce, no? La banca quale che fascia è? Noi siamo in fascia 1, non ci pronunciamo sulle altre, però noi siamo nella fascia 1 che è la migliore. Poi. Direttore, invece nel consiglio d'amministrazione di Banca Centrale c'è un rappresentante della provincia di Salerno? No, perché siamo solo in 3, perché loro hanno messo per aree, nell'area sud che sarebbe Campania, Calabria, Sicilia e Puglia, hanno messo 2 consiglieri, perché ne dovevano prendere 10, hanno diviso l'Italia più o meno, non ufficialmente questo, perché nemmeno Banca d'Italia voleva che ci fosse questa divisione così, perché voleva che fossero prese tutte per qualità, non per dimensione geografica. E quindi, però comunque noi ne abbiamo 2 qua giù, uno è calabrese, l'altro è pugliese. Però ormai sono 2 mesi, mi pare, che sono consiglieri questi. Io da questi 2 consiglieri, noi pur essendo una banca di fascia 1, non abbiamo ancora ricevuto una telefonata nemmeno di presentazione di questi bravi uomini. Speriamo che, io penso che se uno venga, gliel'ho detto pure a loro e lo posso dire pubblicamente, che se uno viene delegato a rappresentarmi, chi tiene la delega a rappresentarmi si dovrebbe quantomeno rapportare al rappresentato, è una regola del mondo, no, delle deleghe. Ma io in 2 mesi non ho ancora avuto il piacere di conoscere questi bravi uomini. Però a questo punto il ruolo di Federcasse qual è? Il ruolo di Federcasse si sta ridisegnando. Proprio stamattina a Roma c'è il consiglio di Federcasse, perché stiamo cercando una dimensione diversa, un ruolo diverso che rappresenti il contraltare delle capogruppo soprattutto. Adesso avrà sempre più Federcasse un ruolo politico e non più tecnico come era prima, e quindi sarà come l'ABI per le banche. Noi abbiamo la nostra piccola ABI cooperativa che è Federcasse. D'altronde noi stessi come Banca di Acquara abbiamo fatto una delibera dove abbiamo detto che vogliamo aderire a Federcasse, però direttamente, cioè fare un organismo a livello nazionale, non più attraverso le federazioni locali perché non hanno più senso, e invece vogliamo aderire direttamente alla federazione nazionale perché ha più senso che sia un, come se fosse l'ABI, diciamo, no, l'ABI non c'è l'ABI Campania, Sicilia, c'è l'ABI, insomma, questa cosa. Quel documento che firmaste all'Ariston, come andate? Con i sindaci? Esatto. Beh, quella volevamo quell'attenzione sul sud, poi purtroppo la legge è stata fatta, ormai è fatta, non si può cambiare più, adesso dobbiamo... Quindi non ha avuto esito? No, comunque è stata attenzionata, abbiamo avuto successo con quella cosa, ci hanno chiamato, è stata una buona cosa. Quantomeno abbiamo dimostrato di essere delle teste pensanti e non solo delle teste ubbidienti, insomma, no? Quindi... Direttore, il ruolo della BCC da Acquara in Italia e in Europa? In Italia è un po' esagerato, e in Europa peggio ancora. No, nel senso, siamo una banca piccola, se volete, molto piccola, però con i conti a posto, quindi cerchiamo di fare bene quel poco di compito che ci viene assegnato. Poi è chiaro che oggi viviamo in una situazione sempre più globale, per cui è sempre più difficile che uno possa incidere su cose grosse, insomma. Quello che possiamo fare bene il nostro compitino e cercare di tirare avanti in attesa di tempi migliori. Sicuramente lei ha detto che le BCC oggi sono più vicine al territorio, sono come le radici che entrano nel terreno, però l'albero prende energia dalle radici. Ma difatti sì, noi proprio in questi ultimi mesi stiamo facendo quasi ogni 15 giorni un incontro per ogni filiale con i clienti di quella filiale. Noi 2 o 3 sere fa siamo stati a Campagna, c'era una quarantina di persone, clienti, abbiamo fatto una bella chiacchierata, stiamo cercando di far funzionare le radici, di andare a cogliere la linfa attraverso le radici per alimentare l'albero. Insomma, non è facile, perché oggi siamo in una situazione di difficoltà, voi sapete, sentite, insomma, chi più di voi, le difficoltà economiche, la recessione, il calo del PIL, queste cose qua che
Insomma, non è facile fare banca in un contesto economico che sicuramente non è brillante, insomma. Per quanto riguarda la banca, insomma, come, un po' come le aziende hanno, diciamo, un lato positivo, un lato negativo, di conseguenza, insomma, voi avete una strategia di come combattere un eventuale, o quello che si può intravedere attraverso il bilancio consuntivo che avete presentato stamattina? No, la strategia è quella di fare l'anno prossimo un bilancio migliore di quest'anno, perché fin quando faremo le cose, noi siamo convinti, e l'abbiamo sempre detto, che la differenza tra le banche non deve essere tra quella piccola e quella grossa, ma tra quelle sane e quelle meno sane. Noi cerchiamo di, siamo sane, vogliamo restare tali, insomma, non è facile perché ci muoviamo in un contesto, sapete benissimo, che è una situazione sempre più particolare in Italia, la recessione c'è, il calo del PIL c'è, la disoccupazione cresce, quindi non è facile fare banca in un contesto simile. Tra l'altro noi siamo al sud, dove sicuramente siamo più penalizzati che non in altre aree dove c'è un'effervescenza economica maggiore. Quindi è chiaro che rispetto a questo, continuare a fare questi risultati che abbiamo fatto è già un motivo di grande soddisfazione. Poi è chiaro che ci sono fattori più grandi di noi, che non sono alla nostra portata. Insomma, noi l'unica cosa che possiamo fare è cercare di fare bene il nostro compitino e andare avanti. Guai se cominciassimo a fare male il nostro compito, quindi presteremmo il fianco poi a cose peggiori. Pensate di sempre nel piano di aperture, perché in effetti se uno apre ovviamente vuole rafforzare le linee, che sono le capacità della banca, dell'azienda. Pensate di andare oltre aree, di conquistare nuove aree, diciamo così. Ma no, ma se vedete, metti un attimo la cartina. Se vedete, noi ci siamo sempre mossi a macchia d'olio, mai a macchia di leopardo, insomma, vedete, sempre questa crescita così, insomma, poi, e vogliamo continuare così. Tra l'altro, se vai a quella successiva, non l'abbiamo più messa, ecco, abbiamo questa qua allo studio, che è al piano di sotto, al piano terra, qua sulla statale. Entro quest'anno, se tutto va bene, vorremmo mettere là uno sportello, però come si portano oggi, diciamo, queste banche più digitale, più automatizzate, insomma, no? Perché siamo sulla strada, siamo questa insomma, stiamo facendo uno studio e tutti gli indicatori sono positivi, ecco perché su questa strada qua di fronte ogni giorno passano migliaia e migliaia di automobili che arrivano anche dalla parte più a sud di Salerno, della provincia, e quindi potrebbe essere un modo per... stiamo studiando uno sportello che sia più, come devo dire, più da drive-in che non da sportello tipico col direttore, con le cose, insomma, no? Se ci riusciamo, io penso che questa sarà un'ottima cosa qua sotto. Direttore, in provincia di Salerno siete l'unica banca che non ha operato a fusioni. Questione di mancata opportunità o non vi fidate dei bilanci altrui? No, ma il problema qual è? Che anche se fai delle fusioni sei comunque piccolo. Quindi io sono convinto che fusione il più delle volte va a braccetto con confusione. Allora noi per evitare confusioni, tanto sempre piccoli siamo, tanto vale restare come devo dire, col peccato originale, senza peccati altri, insomma. Anche senza perdere l'identità della banca. E anche noi si chiama ancora Quara dopo 40 anni, insomma, poi vedo in giro che insomma, ogni giorno cambiano nome, quindi sai, quando uno cambia nome, tu immagina come ti chiami tu? Se tu da domani mattina vai e dici non mi chiamo Arturo più, chiamatemi Pasquale, insomma, non penso che... Parliamo un attimo di giovani direttore, mi interessa molto lo start-up, le imprese, nuove imprese, perché poi c'è lo spopolamento, i giovani vanno via. Come BCC da Quara, insomma, il bilancio, i nuovi mutui, nuove opportunità per i giovani di fare impresa, ci può dare dei dati? Abbiamo visto che ogni comparto creditizio nostro è cresciuto, quindi vuol dire che quello che ci viene chiesto noi lo facciamo. Tra l'altro abbiamo una marea di richieste di fidi ogni giorno, perché avete visto
siamo cresciuti del 20% sui fidi, quindi vuol dire che la domanda c'è. Lo chiedono i giovani oppure insomma persone più giovani? Noi siamo una banca, noi dobbiamo crescere, per crescere abbiamo bisogno di tutti, dai piccoli ai grandi, insomma, quindi però è chiaro che oggi il problema giovanile c'è, però c'è anche perché bisogna, non solo, il problema non è solo il credito, perché chiunque lo merita oggi lo ottiene in qualunque banca va, insomma, no? Perché oggi le banche come noi tutte sono ossessionate benevolmente dalla necessità di fare più crediti, quindi perché per fare più utile bisogna fare più crediti, quindi non è la banca per sua natura ha tutto l'interesse, la voglia, il desiderio di fare più prestiti. È chiaro però che oggi, per come si è messa la situazione con la BCE eccetera, nel caso dovessimo incappare in un credito anomalo è la fine, perché siamo talmente oppressi, afflitti, diciamo, dalla normativa attuale, per cui avere un credito anomale è un po' come avere un serpente in casa, insomma, no? E quindi non ce lo possiamo permettere. Ecco perché vogliamo, le banche oggi hanno da una parte la necessità di fare prestiti perché devono aumentare la redditività, però dall'altra parte devono stare attenti a non imbarcare crediti anomali, perché sarebbe poi, bisognerebbe svalutarli. Quindi anche se tu fai un credito di 100.000 euro, al 5% guadagni 5.000 euro, no? Però se tu sto credito anomalo di 100.000 euro non dovesse andare a buon fine, lo devi svalutare, cioè devi prendere 100.000 euro del tuo utile e lo devi portare tra i costi. Quindi hai guadagnato 5 e ne hai perso 100, quindi 100.000, quindi non è proprio una cosa buona, insomma. No? Ma è vero che Cassa Centrale vi ha mandato una nota dicendo che le imprese che non fatturano meno del 20% rispetto all'anno precedente vanno messe in posizione di cambio? Sicuramente sì, però è anche una direttiva europea che va in questa direzione. Cioè, in effetti, oggi se un'azienda che fattura 100, l'anno dopo fattura 80, quindi c'è un calo del fatturato, va attenzionata particolarmente e va quasi considerata, salvo caso per caso, da verificare, come se fosse un credito anomalo automaticamente, insomma, no? Per dire come la BCE, come tutti questi organismi sovranazionali ormai vanno ad attenzionare, perché c'è questo problema di queste banche che sono, queste che è successo in Italia, le quattro banche, Etruria e Company, adesso abbiamo il problema di Banca Carige, insomma tutte queste cose ha posto in allarme il sistema, per cui adesso si va, c'è questa caccia alle streghe purtroppo. Direttore, parliamo di servizi, tra domanda e offerta, se dobbiamo inquadrare il grande tipo di BCC della banca, come vede il soggetto, chi è? Ma noi, ve l'ho detto, abbiamo un credito medio di 24.000 euro, quindi con 24.000 euro qual è il cliente tipo? È quella famiglia, la piccola impresa soprattutto. Però è chiaro che noi come banca, io in ogni occasione lo metto in evidenza, cioè noi vogliamo proprio questi clienti qua. A noi tra fare, che ne so, 5 mutui da 20.000 euro, uno da 100, preferiamo 5 da 20, insomma. Questo l'abbiamo sempre detto, lo diciamo e dobbiamo dire che siamo anche stati capaci di veicolarlo presso l'utenza. Ed è fondamentale, per noi è fondamentale questa filosofia di intervento. È meglio 10 mutui da 10.000 euro, non uno da 100.000. Oggi invece le grosse banche chiaramente preferiscono farne uno da 100.000, perché con un impiegato lo fai. Per farne 10 da 10.000 forse ci vuole sicuramente 10 volte il lavoro che ci vuole per uno da 100, e quindi nell'ottica di contenere i costi si preferisce farne un video più grosso. Invece noi vogliamo restare vincolati all'idea del passato, cioè al nostro passato, e quindi preferiamo fare queste cose, anche perché venendo da un piccolo paese non abbiamo mai dismesso la mentalità del piccolo. Lasciamo stare il paese, ma il piccolo. Come considera il lavoro di Draghi, direttore? Mi chiedi troppo, però penso che sia uno degli italiani più spendibile che abbiamo oggi nel mondo, insomma, no. Penso che sia quello più stimato, si è guadagnato sul campo la stima di cui gode, penso che sia uno dei pochi che possiamo spendere, insomma, a livello internazionale. Sì.
sta lavorando bene però in termini di penso banca. Di sì, ma anche se è un settore allargare un poco l'orizzonte, insomma, parlando anche sotto l'aspetto, diciamo, politico di amministratore del Sud, come vedi questa proposta di autonomia spinta che hanno chiesto le regioni, alcune regioni del nord, e che ricadute potrebbero avere ulteriormente sulle nostre realtà? Questo di difendere il proprio territorio è una cultura che al nord la praticano meglio di noi. Anche sul tema delle banche di credito cooperativo, all'epoca il governatore del Friuli, Zaia soprattutto, governatore del Veneto, si è speso tantissimo per difendere le banche di credito cooperativo. Noi non siamo riusciti ad avere un pronunciamento nemmeno di un portaborse del più piccolo dei nostri politici, insomma. Quindi vuol dire che abbiamo una... Oggi è chiaro che loro, avendo una cultura che viene da lontano, di questa autonomia, oggi che la legge glielo permette, perché è una modifica costituzionale, no? Articolo 5, e quindi è chiaro che ne vogliono approfittare. È chiaro che ci penalizza, penso, a noi, almeno stando a quello che anche alle dichiarazioni di De Luca, che è l'unico che mi pare che abbia preso posizione su questo tema, ci penalizza sicuramente, però allo stesso tempo... dobbiamo migliorare, perché altrimenti non possiamo competere per come siamo posti, per come siamo organizzati nell'apparato pubblico del sud in particolare, insomma, possiamo competere e secondo me siamo anche soccombenti rispetto a chi è più organizzato di noi, insomma. Purtroppo il problema c'è, il populismo da noi c'è e non è un buon antidoto all'insuccesso, no? Purtroppo siamo... Mentre l'altro aspetto che aveva accennato pure il collega prima... Ma vedi, Bartolo, l'altro giorno siamo andati a un convegno a Milano, no? Era una cosa importante, vabbè, eravamo 300 persone, si parlava di certe cose, c'era uno che parlava sul palco, là, il parco individuale, come si chiama, il Leggio, là. Allora, a un certo punto, poveretto, è sbiancato e crollato. Si sono alzate 3 persone per andarlo ad aiutare. Se fosse stato a Napoli o a Salerno erano tutte 300 che andavamo a vedere. Quindi vuol dire che ci sono dei valori qua che magari non traspaiono, perché forse la qualità della vita non si misura solo perché tiene il cinema sotto casa o il supermercato sotto casa. Sono questi valori qua che non entrano nelle classifiche, ma sono dei valori che al sud abbiamo, forse al nord non hanno, ma sono valori che hanno un valore, o no? Aggiungiamo per caso, poi facciamo le interviste singole per i colleghi, di modo che loro diamo loro la possibilità di lavorarci. Ci manca l'ultima delle sì. Allora lei l'ultima sul Banca Informa. Abbiamo interrotto la presentazione con le domande. No, l'ultima slide. Questa qua ne abbiamo messo uno solo, ma noi ogni 15 giorni esce questo nostro giornale aziendale, dove più o meno cerchiamo di mettere un po' tutto quello che facciamo. Ecco, questo è l'ultimo numero, si parla del melograno, di questa banca della salute, questa cosa che tra l'altro abbiamo visto che all'ospedale di Salerno, a San Leonardo, hanno piantato un albero di melograno di recente, proprio nel reparto dei bambini ammalati, perché questo è considerato l'albero della vita, nel senso di un frutto che è molto utile. E quindi abbiamo fatto questo mutuo particolare che prevede 3 anni di preammortamento e tassa agevolata, perché in 3 anni la pianta più o meno va a frutto, insomma. Il dottore Marino, immagino. Molto, da quando... Quello che aveva detto. C'è la bomba nel giardino. Però i melograni di Aquara, devo dire, sono più saporosi di questi altri che vediamo a coltivazione intensa. Però ovviamente, perché sono più in alto. Allora, perché altri si muovono a Melannur. Melannur. Conclusione, che volete che vi dica? Noi siamo fiduciosi, diciamo, di questa situazione che abbiamo messo in piedi. Vi ringrazio veramente, perché
siete venuti in maniera molto qualificata, soprattutto per noi è anche un motivo di orgoglio essere attenzionati in modo così significativo. Tra l'altro abbiamo ottimi rapporti, diciamo, con la stampa, perché il nostro giornale aziendale lo mandiamo a tutti voi ogni volta, quindi so che molti lo riprendono, lo amplificano, eccetera. E soprattutto questo giornale è anche indice di trasparenza tra noi e la clientela, perché avere e comunicare quello che si fa è soprattutto un momento di trasparenza, ed è di questi tempi, sapete quanto è importante la trasparenza, insomma. Quindi speriamo di ritrovarci qui l'anno prossimo a commentare un'ulteriore crescita dei numeri della banca. Grazie. Grazie, direttore. Grazie a voi.